Ben ritrovati a tutti su Teletrading, io sono Luca Di Scacciati del sito www.borsanti.it. Con oggi cominciamo tutta una serie di video dove praticamente vedremo quello che funziona a Wall Street. Cosa significa quello che funziona a Wall Street? Quali sono i parametri che negli anni hanno restituito performance positive? Questa serie di video che andrò a girare prende spunto da un noto libro che appunto è quello che state vedendo adesso sul video, che appunto si chiama What Works on Wall Street, che letteralmente vuol dire cosa funziona a Wall Street, che è stato scritto già in diverse versioni da James O'Shaughnessy, un autore appunto molto quotato grazie all'uscita di questi libri, dove appunto vengono spiegati quelli che sono i parametri migliori per poter battere Wall Street, per poter battere i mercati azionari. Oggi cominciamo a parlare con quello che secondo quest'autore è il miglior parametro che appunto aiuta a battere Wall Street, che è il price sales. Quindi prezzo fratto vendite. Andiamo sulla pagina di Yahoo Finance, dove per esempio sul titolo Microsoft, come potete vedere, andando a cliccare su Key Statistic possiamo trovare appunto il price sale, che non è nient'altro appunto che il prezzo fratto le vendite. E nel caso di Microsoft appunto è 6.01. Cosa dice riguardo a questo parametro l'autore di questo libro? Dice appunto che più basso è il price sales ratio, maggiori sono le probabilità che il titolo in questione possa salire, mentre un price sales molto alto è tossico per le performance di borsa, tant'è che appunto l'autore consiglia di evitare quelle azioni che hanno price sales maggiore di 1.5. Ecco, tanto per vedere adesso, in questo momento Microsoft ha un price sales di 6.01, quindi secondo l'autore è alquanto sopravvalutato. Adesso apparirà un'immagine dove appunto ho fatto un backtest tramite i miei database dei bilanci. E cosa ho fatto in questo backtest? Non ho fatto nient'altro che tenere in portafoglio, comunque comprare i titoli con il price sales più basso rispetto al mercato. Effettivamente comprare azioni con PSR basso fa molto bene alle performance, perché come potete vedere il mercato viene costantemente battuto da queste azioni con queste caratteristiche. Infatti, come potete vedere, ovviamente i periodi negativi ci sono, ma al confronto della linea rossa, che non è nient'altro che l'S&P 500, queste azioni con PSR inferiore a 1,5, quindi azioni con PSR molto basso, hanno sovraperformato quello che è stata invece la performance del mercato generale. Chi fosse interessato a leggere questo libro, esiste una versione gratuita online, dato che comunque il libro è abbastanza non è recente, quindi c'è una versione gratuita online. Chi fosse interessato mi faccia richiesta tramite la mia mail personale, che potete trovare sul sito www.borsanti.it.
io vi risponderò con il link dove potete trovare questo libro gratuito. Per chi fosse interessato inoltre a segnali operativi sulle azioni americane, è pregato di visitare il mio sito www.borsanti.it, dove è presente un servizio che sta avendo molto successo negli ultimi tempi, proprio perché ci accingiamo a chiudere questo trimestre con un più 22%, quindi molto interessante, senza, facendo semplicemente trading sulle azioni, senza utilizzare leva e facendo veramente poche operazioni, perché è un servizio che esce soltanto una volta a settimana.